Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Annalisa Cuzzocrea, giornalista politica di Repubblica. Buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera Giuseppe Laterza, editore che in questi giorni sta festeggiando i 120 anni di attività editoriale, quindi congratulazioni. E buonasera Federico Gobbi, infettivologo del Sacro Cuore Don Calabria di Verona. Allora, oggi il commissario Figliuolo ha detto che per la campagna vaccinale giugno sarà il mese della spallata definitiva. Sarà davvero così? E le difficoltà di Lega, PD e 5 Stelle indeboliscono o rafforzano Draghi? Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, tu hai detto che la comunicazione del commissario straordinario Figliuolo sui vaccini è imbarazzante, ma possiamo dire che è anche molto rassicurante, visto che il generale oggi ha detto che su questo fronte vaccinale giugno sarà il mese della spallata definitiva. Ma io mi sentirei rassicurato se ogni annuncio di Figliuolo seguisse la realizzazione di quell'annuncio. Finora non c'è un solo annuncio del commissario generale Figliuolo che si sia avverato, quindi io non mi sento affatto rassicurato, mi sento preoccupato. Naturalmente do per scontato che prima o poi saremo tutti vaccinati, basta aspettare. Il problema è quest'ansia da prestazione che lo porta ogni giorno a annunciare dei traguardi che poi regolarmente non raggiunge, non taglia. E ci aveva detto 500.000 a metà aprile, siamo a metà maggio e nel mese di maggio, su 12 giorni fino a ieri, le 500.000 le ha toccate tre volte. Non è 500.000, quindi è un traguardo completamente fallito. Allora lui adesso si porta avanti e dice che il mese prossimo saranno 1 milione. Io spero sempre che abbia ragione. Ma visto che non aveva ragione quando ha detto 500.000 a metà aprile, temo che non avrà ragione nemmeno quando dirà 1 milione a metà maggio, perché dipende sempre il numero dei vaccini fatti dal numero dei vaccini arrivati. Se i vaccini non arrivano, ne fai di meno. Se fai le forzature per fare il fenomeno e far vedere che un giorno o due o tre ne riesci a fare 500.000, poi succede quello che succede, cioè che i vaccini finiscono, che devi spostare le seconde dosi, che crei un gran casino e una grande sfiducia generale in alcuni tipi di vaccini, tipo AstraZeneca, che adesso molti non si vogliono fare. E d'altra parte è lo stesso che aveva detto da Fazio, vacciniamo chi passa, poi la gente ha cominciato a passare e si è sentita dire che era irresponsabile perché passava. E tu capisci che questa non è comunicazione, questo è un delirio, mi dispiace, ma purtroppo è così. Allora, Annalisa Cuzzocrea, si merita un giudizio così severo, numeri alla mano, il governo Draghi e il suo commissario straordinario? Ma sai, Draghi ieri in Parlamento ha detto che bisogna avere un po' di pazienza, sì. No? Lo ha detto alle coppie che si vogliono sposare, ma lo ha detto un po' a tutti gli italiani sulla questione quella vaccini. È una comunicazione giusta. Ha ragione Marco Travaglio nel dire che sono stati dati degli obiettivi che poi non sono stati raggiunti, questi 500.000, adesso siamo intorno. È anche vero però, io vorrei guardare il lato positivo, che sta marciando la vaccinazione, no? Adesso almeno la prima dose, gran parte della popolazione sopra i 70 anni ha avuto almeno una dose, ha una prospettiva di avere la seconda, comunque ha già dei tempi. Noi sappiamo che era quella la popolazione più fragile da mettere in sicurezza per consentire piano piano di riprendere una vita normale, ma non sto a dire che è merito di Figliuolo e non è merito, è che i vaccini piano piano sono arrivati, le regioni hanno cominciato a marciare, nel Lazio abbiamo un esempio virtuoso, soprattutto Lilli si è evitato di fare l'errore che è stato fatto all'inizio, perché all'inizio è stato fatto quell'errore madornale sulle categorie, no? Iniziare ad allargare a tutti gli amministrativi.
tu a quel punto hai vaccinato persone che magari prendendosi il virus non si sarebbero ammalate gravemente, né lasciate scoperte altre che purtroppo certo. magari nel frattempo sono morte o si sono ammalate gravemente. Quello è stato l'errore, che è stato corretto anche con un po' di goffaggine, no? Prendendosela con la psicologa, che mica era colpa della psicologa se le avevano detto che si certo. poteva vaccinare. Però quello dopodiché sta marciando, dobbiamo davvero avere un po' di pazienza e le cose si stanno aggiustando. Le cose si stanno aggiustando, Giuseppe, la terza, e Draghi governa esattamente da 3 mesi. Come sta gestendo l'emergenza e sta dando un'impronta politica precisa al suo governo? Ma io penso che stia gestendo l'emergenza più che bene, con competenza e ragionevolezza. Però gli effetti del governo Draghi, gli effetti in particolare della spesa europea, del recovery fund, saranno a lungo termine, non saranno effetti di emergenza. Di questi effetti si discute poco, bisognerebbe discutere di che paese vogliamo tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, e ho l'impressione che questo passi in seconda linea. Faccio un esempio preso al mio settore. Nel recovery fund si parla moltissimo di cultura come conservazione e valorizzazione del patrimonio, ma la cultura, come sapete benissimo voi che fate i giornali, è attività. L'attività culturale è fondamentale. Se io investo in una biblioteca e voglio che la biblioteca faccia crescere il suo territorio, non investo solo per avere più libri, ma per formare dei bibliotecari che animino e appassionino alla lettura le persone del loro quartiere, perché questo produce risultati su tutto il paese, sociali, economici, ecco. Io penso che di questo dovremmo discutere un po' di più. Allora, dottor Gobi, ha sentito adesso 3 autorevoli commentatori, giornalisti, un editore dire la loro sulla gestione dell'emergenza di questo governo e la loro sul piano vaccinale. Lei che giudizio dà sul commissario Figliuolo? Dobbiamo avere un po' di pazienza e sta andando piuttosto bene? Oppure quando Marco Travaglio dice sì, però qua ci avete promesso 500.000 al giorno e questo target non è stato raggiunto se non poche volte. E lei pensa che giugno sarà il mese della spallata sul fronte dei vaccini? Allora, guardi, se noi guardiamo i dati di oggi, vediamo che il 29% degli italiani ha ricevuto almeno una dose e 7 milioni, pari al 13%, ha ricevuto almeno 2 dosi. Se noi andiamo a vedere le classi di età, che è la cosa più importante, sopra gli 80 anni il 90% ha una dose, sopra i 70 anni il 75%, tra i 60 e i 70 il 50%. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che le persone che sono più a rischio e quindi quelle che secondo l'Istituto Superiore di Sanità, che ci dà dei dati precisi, il 96% della mortalità avviene per il Covid-19 oltre i 60 anni. Se noi riusciremo a vaccinare la quasi totalità di questa popolazione over 60 a giugno con una dose e gran parte di essi anche con la seconda, non avremmo dato una spallata definitiva, non la definirei definitiva, ma decisiva, perché io vado a ridurre la mortalità nelle fasce di età più a rischio. Per rispondere ancora alla sua domanda, ci sono stati solo 2 giorni in cui abbiamo superato le 500.000 e quindi è auspicabile che nei prossimi giorni si arrivi quantomeno a 500.000. 500.000 significa ogni 2 giorni 1 milione, e quindi questo insomma può contribuire a dare questa spallata decisiva, ma non definitiva. Ecco, ma senta, citava prima Marco Travaglio il pasticcio a proposito di comunicazione fatto da AstraZeneca su AstraZeneca. Adesso molte regioni organizzano i cosiddetti Open Day, il Lazio lo farà nel prossimo fine settimana, in cui si vaccinerà dagli over 40 in poi con AstraZeneca. È una buona soluzione questa anche per riconquistare un po' la fiducia dell'opinione pubblica? Questo sì, nel senso che tutti devono sapere che un vaccino è una manovra medica che ha dei rischi e dei benefici. Noi dobbiamo mettere sul piatto della bilancia i rischi e sull'altro i benefici.
È ovvio che anche in una fascia di età tra i 40 e i 50, tra i 50 e i 60, i benefici del vaccino AstraZeneca sono di gran lunga superiori ai rischi. C'è però una cosa importante da dire, che purtroppo in alcune regioni del sud abbiamo ancora solo un 50% di persone tra i 70 e i 79 anni vaccinate con la prima dose. Per cui ecco, il target importante a livello italiano generale sarebbe quello di portare dei tassi più elevati a tutte le persone sopra i 60 anni. Dopodiché benissimo anche per le persone tra i 40 e i 50, in cui, come abbiamo ripetuto, i benefici sono maggiori dei rischi. E comunque intanto l'Italia sta andando tutta verso il colore giallo, salvo forse la Val d'Aosta, quindi questo è un dato anche molto importante. Marco Travaglio, ma tu non hai l'impressione che Draghi, a proposito di riaperture, stia portando l'Italia verso riaperture graduali, però senza che nessun partito possa rivendicarle come una propria bandierina, una propria vittoria politica? Ma secondo me Draghi inizialmente ha commesso un'imprudenza, cedere alla Lega sulla riapertura prematura del 26 aprile. Adesso invece si è orientato su una saggia prudenza, per cui resiste e rinvia la cabina di regia per evitare la nuova forzatura, che sarebbe letale, perché sono proprio questi i giorni in cui cominciamo a vedere gli effetti di quella riapertura del 26, e non dimentichiamoci che i morti, che sono ancora 200-250 al giorno, una cosa terribile se pensiamo che ogni 3-4 giorni muoiono 1000 persone, nonostante i dati sulle vaccinazioni che diceva il professore, sarebbe devastante prendere delle decisioni prima di avere certificato che quel rischio ragionato era anche un rischio calcolato. Quindi penso che Draghi stia facendo molto bene a tenere a freno chi vorrebbe per 4 voti fare una scelta che potrebbe addirittura rivelarsi controproducente per le stesse categorie che la Lega e gli altri partiti di centro e di centrodestra credono di voler tutelare o dicono di voler tutelare. E Annalisa Cuzzocrea, ieri Draghi ha nominato Elisabetta Belloni nuovo capo del DIS, dei servizi segreti italiani. È la prima volta che c'è una donna al comando dell'intelligence. Noi siamo felici di questo. E di questo siamo naturalmente tutti molto felici. Meno felici probabilmente sono i 5 Stelle, in particolare Conte, perché è stato sostituito un uomo a lui molto vicino, Vecchione. È da considerarsi una sorta di sgarbo nei confronti dei 5 Stelle di Conte? Non lo leggerei dal punto di vista politico. Perché molti lo considerano in questo modo. Allora, sicuramente Giuseppe Conte non l'ha presa bene. Possiamo essere abbastanza sicuri di questo, perché Vecchione era un uomo di fiducia, era un uomo con cui ha molto lavorato e insomma lo aveva scelto e difeso a capo del DIS, quindi sicuramente Conte non l'ha presa bene. Il Movimento 5 Stelle ieri ha lasciato filtrare, no, un po' di malumore, però c'è da dire che Elisabetta Belloni è una donna che ha lavorato a fianco di Luigi Di Maio, ha aiutato tantissimo Luigi Di Maio nel suo ruolo di Ministro degli Esteri e quindi è riconosciutamente una figura, non è una figura di parte, no? È una figura che ha lavorato davvero con tutti i governi, con tutte le forze politiche. La scelta mi sembra più una scelta istituzionale. Credo che ci sia la volontà di una discontinuità, dello scegliere una donna, credo che abbia voluto fare questo gesto simbolico. E poi non dimentichiamoci la competenza di Elisabetta Belloni nel settore, certo, geopolitico, questo momento in cui i servizi segreti hanno bisogno di quella competenza. Pensiamo a quello che sta succedendo nel Mediterraneo, pensiamo ai nostri interessi in Libia, no? Pensiamo ai dispetti che ci sta facendo la Turchia in Libia, tutte queste cose è essenziale che una persona a capo del DIS le maneggi molto bene. Quindi io tendo a pensare che la scelta sia di merito, anche se riconosco
che Draghi, diciamo che non è che si è sottratto a fare delle scelte di discontinuità netta nei confronti del Conte 2. È altamente professionale, sì, diciamo. Però dal punto di vista del merito, no? non si può dire pretestuosa come scelta. Giuseppe La Terza, lei da osservatore del mondo della sinistra, come vede il Movimento 5 Stelle in questo momento? Perché è pieno di problemi nella migliore delle ipotesi, no? È senza leadership, è spaccato al proprio interno, ha rotto con Casaleggio. Questo è anche un bel guaio però per il Partito Democratico, che ha investito forse troppo nell'alleanza, nella prospettiva di un asse con i 5 Stelle? Ma il Movimento 5 Stelle, come scrisse in un nostro libro Ilvo Diamanti qualche tempo fa, rappresenta un pezzo importante del Paese, non soltanto perché sono l'elettorato più giovane, qualificato, ma anche perché giustamente protesta contro delle storture che bisogna rimediare. Il problema è acquisirlo a una visione del mondo, ma il problema della visione del mondo non ce l'ha soltanto il Movimento 5 Stelle, ce l'ha anche il PD. Noi abbiamo pubblicato in questi giorni due libri di due economisti, Enzo Cipolletta, si chiama La nuova normalità, istruzioni per un mondo migliore, e Mariana Mazzucato, che è Missione Economia. Economisti molto concreti, ma che hanno una visione del futuro. E questo, ripeto, è il tema. Io faccio l'editore, i libri sono questo. Cercano di collegare l'attualità, la pratica quotidiana fondamentale, con un obiettivo. È solo in grazia a un obiettivo che noi possiamo fare anche qualche sacrificio. Se non vediamo il futuro e camminiamo a tentoni, brancoliamo, diciamo, giorno per giorno prendendo qualche vantaggio, il Paese non uscirà mai. Cosa? È quello che sta accadendo? Io che temo non c'è di una sì, direzione cioè il... chiara. Tra l'altro oggi il Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato il Ministro dell'Economia Franco proprio in vista del DL Sostegni, quello nuovo, che andrà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, proprio per capire appunto forse anche che visione dare al Paese di futuro, o come lo vede lei? Ma guardi, c'è un indicatore che dice tutto. Noi negli ultimi anni abbiamo sistematicamente investito meno dei paesi europei nell'istruzione, nella formazione e nella ricerca, e ne vediamo i risultati. Tutti i paesi che investono di più nella formazione, nell'istruzione e nella ricerca sono paesi in cui si vive meglio, il benessere è maggiore, c'è una maggiore equità, solidarietà. La nostra classe dirigente, ma da molti anni, è miope. È una classe dirigente che, come dire, persegue l'ultimo sondaggio in cui gli intellettuali sono stati sostituiti dagli spin doctor, dagli influencer, cerchiamo il vantaggio immediato, va tutto bene, ma così non se ne esce. Così non se ne esce. Senta, dottor Gobbi, so che lei ci deve lasciare, le vorrei chiedere una cosa a proposito del coprifuoco, perché è praticamente un cavallo di battaglia delle destre soprattutto, ma di Salvini. Salvini ne parla tutti i giorni, chiede l'abolizione del coprifuoco, anche oggi ha detto che lui fa una battaglia quotidiana per abolirlo del tutto, e dice anche il leader della Lega che lui, quando fa queste affermazioni, riaprire tutto, togliere il coprifuoco, si basa su un'analisi attenta dei dati. E in base a un'analisi attenta dei dati? Allora, io sono personalmente favorevole a spostare dalle 22 alle 23, perché penso che con la responsabilità individuale si possa guadagnare un'ora, e non è quell'ora che causi dei grossi problemi. Sempre con una grande responsabilità individuale e nell'evitare gli assembramenti, nella responsabilità dei gestori dei locali e nei controlli delle forze dell'ordine. Al momento il coprifuoco non lo toglierei, sarei più graduale, perché prima parlavamo di spallata non definitiva ma decisiva, e prima dobbiamo quindi vaccinare la maggior parte delle persone over 60 e possibilmente dare anche una dose di vaccino a quelli under 60. Dopodiché possiamo anche pensare a una riapertura notturna, ma sempre con la responsabilità. Sappiamo da studi scientifici che all'aperto i contagi sono di gran lunga inferiori rispetto al chiuso, quindi la bella stagione ci aiuta, ma dobbiamo essere sicuramente molto più graduali e dare dei messaggi anche, diciamo, di gradualità per non far vedere un liberi per tutti. È importantissima la responsabilità individuale.
Allora, Marco Travaglio, voglio tornare ai 5 Stelle, perché Alessandro Di Battista, che tra l'altro avremo ospite qui domani sera, oggi in un'intervista con Scanzi su Facebook ha detto, tra le altre cose, alla domanda fondare una nuova forza politica non è un no a prescindere, non ci ho pensato. Sarà davvero così? È questo quello che rischia il Movimento 5 Stelle? E siccome tu hai scritto che PD e 5 Stelle dovrebbero allearsi alle prossime amministrative nei ballottaggi, però nella tua Torino, per esempio, la sindaca uscente Appendino lo ha escluso al 100%. E quindi... No, momento. Su Di Battista io penso che non fonderà nessun movimento e penso che semplicemente continuerà a fare quello che sta facendo, e cioè a scrivere. Credo che ripartirà per l'America Latina per fare dei reportage, e che Conte lo recupererà nel movimento quando non ci sarà più il governo Draghi, sul quale lui dissente, secondo me con ragione, dalla scelta di partecipare a questa maggioranza ammucchiata. Per quanto riguarda Torino è esattamente il contrario di quello che hai detto tu. A Torino è il PD che non ne vuole sapere di fare l'alleanza con i 5 Stelle. Ma neanche al ballottaggio. No, aspetta, perché qui c'è un grosso fraintendimento. Ah. Conte e l'Appendino hanno proposto al PD un candidato di società civile scelto insieme. Mentre la vecchia guardia del PD a Torino, che è la stessa del PC, io quando avevo i pantaloni corti a Torino comandavano Fassino e Chiamparino, gli stessi che comandano adesso. È come se non fosse passata la Lega, non fosse passato Berlusconi. Torino è come Pompei, è pietrificata da 40 anni, è un sistema di potere terribile, in altre zone d'Italia si chiamerebbe in un altro modo. Non vogliono fare l'alleanza con i 5 Stelle, ed è legittimo naturalmente, liberissimi. È andato Boccia per cercare di convincerli, non c'è riuscito, per cui il candidato che potrebbe tenerli insieme, Civico, che è il rettore del Politecnico, Saracco, si è fatto da parte perché avrebbe accettato solo in quelle condizioni. Tra l'altro, se non si alleano, perdono sicuramente contro un candidato forte di centrodestra che si chiama Da Milano. In questa situazione l'Appendino ha detto: se il candidato lo scegliete voi e pensate che noi 5 Stelle nell'alleanza abbiamo la funzione di portarvi i voti senza voce in capitolo nella scelta del candidato, scordatevi che vi votiamo, anche perché gli elettori non è che sono delle pedine del risico che tu muovi come vuoi. Gli elettori, se sentono che il candidato non parla con loro, non lo votano nemmeno se glielo dice l'Appendino. Altra storia è Roma o Milano, dove ci sono candidati uscenti che aspirano al secondo mandato. A Milano ce n'è uno del PD, anche se adesso è passato coi Verdi, e a Roma ce n'è una dei 5 Stelle. E lì è ovvio, essendoci il ballottaggio, decideranno dopo il ballottaggio, ma qui non c'era la necessità di costruire un candidato nuovo. Candidato nuovo, se c'è una coalizione, lo costruisci allora, dove il sindaco non può ripresentarsi, cioè a Torino, sia da tutte a Bologna due le e a Napoli. Io penso che tutte e due le parti non siano state capaci di costruire, e tra l'altro hanno fatto un errore madornale, perché tutti e due hanno detto queste amministrative saranno un test decisivo per l'alleanza, vi ricordate un mese fa, dopodiché non si sono messi al tavolo a costruirle. Non bisognava mandare Boccia città per città a parlare coi territori, bisognava esercitare una leadership nel PD e nel Movimento, mettersi a un tavolo e capire dove si poteva fare qualcosa e dove no. Invece così ti ritrovi che non hai fatto niente da nessuna parte, con l'elettorato anche un po' amareggiato. Ma si può fare ancora questa alleanza PD 5 Stelle? Io ieri ero in Parlamento, ho parlato con qualcuno del PD e dei 5 Stelle e mi dicevano è morta, il bambino è nato morto, mi hanno detto, nel senso che c'è molto scetticismo sul poter andare avanti di questa alleanza dopo questo smacco delle amministrative, che ti ripeto è stato proprio costruito male, perché se da subito avessero detto ognuno va con i suoi candidati ma al ballottaggio ci siamo, allora va bene, ma se, come diceva Marco Travaglio, tu dici facciamo un candidato insieme, poi per i veti incrociati non si riesce, a Roma fai credere al PD che forse Virginia Raggi non l'appoggi, Conte ha chiamato Virginia Raggi, questa è una bufala clamorosa, però scusami, Conte ha chiamato Virginia Raggi una settimana
stata in discussione ed è pure in cima ai sondaggi, quindi non si vede perché debba ritirarsi per fare posto a qualcuno che sta dietro. Secondo me anche non è stata in discussione, secondo me Conte non la poteva rimuovere perché è molto forte, soprattutto molto forte nell'elettorato del Movimento 5 Stelle, ma non l'ha detto, non l'ha chiamata. Io parlavo col Campidoglio fino a una settimana fa e non era arrivata una telefonata di Giuseppe Conte, anzi la Raggi aveva cercato il suo appoggio. Questo aveva fatto credere al PD che si poteva fare qualcosa, sì, però capito, si è arrivati troppo tardi sulle scelte. Queste cose si pagano, le pagheranno tanto i 5 Stelle che il PD e la possibilità di questa alleanza. Ma Marco, sei d'accordo con chi pensa che questo asse PD 5 Stelle in realtà sia già finito? Tu pensi ci sia ancora una possibilità? Assolutamente no. Ma ci mancherebbe altro. Ecco, come fanno a presentarsi contro il centrodestra unito? Tra l'altro il centrodestra unito avrà i voti di quelli che detestano il governo Draghi e i voti di quelli che amano il governo Draghi, perché che cosa fanno la Meloni e Salvini? Una intercetta i voti di opposizione e l'altro intercetta i voti di governo. Però e poi alla tutti... fine li mettono insieme. Adesso parlano e tutti cosa di proporzionale. 5 infatti. Stelle, PD e LeU si presentano divisi. È evidente che si presenteranno uniti. Anzi, se Letta insiste per fare il maggioritario, dovranno essere molto più integrati rispetto al proporzionale, perché nel proporzionale ciascuno si presenta. Ma ci riescono, non sono riusciti a Torino. Come fanno a riuscire a livello nazionale? Ma Torino, Annalisa, io Torino sono torinese, la so bene la storia. Ma per questo te lo chiedo. Perché l'Appendino ha fatto un'intervista con voi o con la stampa? Con noi, per dire, con noi. Facciamola insieme la candidatura. Sì, l'ha fatta con me. E il PD gli ha risposto no. Perché il PD ce l'ha con i 5 Stelle a Torino. Però capisci che può succedere lo stesso, cioè se non si esce da queste dinamiche. Non era sicuro che ci riuscissero a Napoli, avevano quasi convinto Roberto Fico, adesso il Presidente della Camera ha molte difficoltà ad andare a spendersi per questa alleanza che non c'è da nessuna parte. Giuseppe La Terza, non sarebbe la prima volta che diciamo il centro-sinistra riesce ad andare dritto verso la sconfitta elettorale? Lei pensa che ci sia ancora una possibilità e che non ci siano alternative, come dice Marco Travaglio, e il fatto che invece i partiti di destra siano Salvini molto in difficoltà sul fronte dei sondaggi, mentre Meloni in forte crescita, può essere un problema per la tenuta del governo Draghi? Perché se Salvini, che già diciamo è preoccupato per la sua leadership nel centrodestra e per il fatto che cali nei sondaggi, forse sta pagando un prezzo troppo alto per l'appoggio a Draghi e forse comincerà ad agitarsi di più. Ma guardi, questo dibattito è appassionante, anche molto divertente, diciamo, si va come al cinema, no? A seguire la politica, però non è quello che incide sul paese, cioè le scelte immediate hanno un'incidenza immediata, dopodiché i processi che quello che cambia il paese è come dire, le cose che restano negli anni, e da questo punto di vista, per esempio, il problema è che noi non abbiamo una destra liberale, cioè non abbiamo in Italia, ma da molti anni, una destra che non sia statalista, protezionista, in parte anarchica. Prima il professore ha parlato di responsabilità individuale, una destra che punti sulla responsabilità individuale, come in altri paesi, e questo, voglio dire, è il punto fondamentale. Noi abbiamo un problema di cultura, di senso comune, di guardare insieme e fare delle scelte nel conflitto, ma un conflitto di visione del mondo. Il conflitto, se un signore è più legato a quell'altro si smarca, beh benissimo, una partita di scacchi, ma francamente non è un caso che i giovani oggi non si interessano di questo. I giovani guardano i problemi dell'ambiente, a problemi molto più seri, molto più profondi, che veramente cambieranno l'assetto del sistema sanitario. Investire nella sanità per creare una sanità per tutti, equa e solidale, questo è il tema. Io vorrei sapere dai nostri politici su questo che scelte fanno, su questo, non cosa faranno domani per il sondaggio con l'elezione del sindaco, l'alleanza. Questo mi pare il tema di cui l'opinione pubblica può veramente interessarsi e che veramente conta per il paese. È così, Marco Travaglio, no? Perché certo l'opinione pubblica e soprattutto i giovani non è che si appassionino tanto a tutti i retroscena della politica di cui si scrive, si discute,
E però ma è Salvini, anche vero Meloni che e Conte hanno un grosso impatto sull'elettorato giovane anche, quindi insomma, poi scegliere un buon sindaco naturalmente non è irrilevante, sì. Però diciamo il fatto che per esempio, perché poi i governi sono tenuti insieme un po', questo governo di unità nazionale insomma è una battaglia quotidiana. Marco, se il Salvini continua ad andare giù nei sondaggi può diventare un problema per il governo Draghi o no? Beh, sicuramente non durerà molto Salvini al governo. Io sto aspettando che inizi il semestre bianco, comincerà una grande ricreazione. Non credo che duri molto, ma io personalmente l'ho sempre pensato da quando Mattarella impose questa maggioranza contro natura, che non si possono tenere insieme gli opposti. Li puoi tenere insieme fino a quando c'è da fare i vaccini o da consegnare un recovery per il 95% fotocopiato da quello del governo precedente. Dopodiché, quando inizi a fare le scelte sul fisco, le scelte sulla giustizia, le scelte sulla pubblica amministrazione, le scelte sul salario minimo oppure sulla flat tax oppure sulle tasse progressive, è ovvio. Però per seguire il discorso che faceva Peppe La Terza, in quel 5% di recovery che è cambiato, hanno preso i 4 miliardi che Conte aveva investito nella sanità territoriale, li hanno ridotti a 1 e hanno quadruplicato i fondi per la telemedicina. Una follia assoluta, visto che ci è sempre stato detto che avremmo salvato migliaia di vite con una rete territoriale di piccoli ospedali e di piccoli ambulatori. Chi rende conto di questa scelta? Per quale motivo è stata cambiata in corsa quella posta del recovery così fondamentale? Io sono rimasto basito quando l'ho scoperto dal mio giornale. E adesso non possiamo approfondire questo aspetto. Volevo ricordare, prima di farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro, che è La Terza, che festeggia pure appunto i suoi 120 anni, ha pubblicato questo catalogo storico meraviglioso in cui c'è dentro tutto il vostro e nostro patrimonio. Allora vediamo però, Pagliaro, perché gli italiani sono ovviamente cambiati in questo anno pandemico. Come? Guardate. La pandemia ha spazzato via molti pregiudizi. Ci siamo accorti che non ci sono paesi più o meno forti, più o meno reattivi, più o meno virtuosi. Quanto all'Italia, abbiamo preso atto che non ci sono città, regioni o territori geneticamente più efficienti di altri. Di fronte alla necessità della competenza nella gestione della crisi, si è poi miseramente infranta l'idea che uno vale uno. Sono alcune delle conclusioni a cui giunge Gianmaria Fara presentando il nuovo rapporto Eurispes, che da oltre 30 anni segnala gli umori e i cambiamenti della società italiana. La ricerca di quest'anno è ovviamente segnata dall'emergenza coronavirus che, spiega il sociologo, ha messo in evidenza errori storici, come ad esempio lo smantellamento dei presidi sanitari territoriali. In uno dei paragrafi dedicati alla sanità, la ricerca racconta le difficoltà degli italiani nel rapporto con il loro medico di base. Solo 6 su 10 hanno pensato di rivolgersi a lui per avere consigli su terapie e vaccini anti-Covid. Molti assistiti hanno avuto il sostegno che cercavano, ma il 20% ha trovato la porta chiusa o il telefono staccato. C'è da dire che la fiducia nei medici esce rafforzata dall'anno di pandemia. Il 66% dei cittadini è convinto che i medici italiani siano i migliori del mondo e il 62% pensa che dovrebbero essere pagati meglio. Più di un italiano su 3 definisce eroico il modo con cui loro e gli infermieri stanno gestendo l'emergenza in corsia. Per la prima volta nell'indagine dell'Eurispes è stato chiesto ai cittadini di esprimersi sul ruolo e la figura dei presidenti di regione, da cui dipende la sanità. Qui invece il giudizio cambia e le bocciature prevalgono. Siamo in chiusura, grazie Marco Travaglio, grazie Giuseppe La Terza, grazie dottor Gobbi, grazie Annalisa Cuzzocrea, ricordo il tuo nuovo libro Che fine hanno fatto i bambini, pubblicato da PM. Grazie spettatrici e spettatori, subito linea a Corrado Formiglia su Piazza Pulita, restate con noi, noi ci vediamo come sempre domani alle 8:30, arrivederci.